Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti o ben ritrovati nel mio canale. Oggi un nuovo video profumoso, i profumi più utilizzati del periodo. E devo dire che in questo periodo intendo settimana, 15 giorni, vi ricordate che prima vi facevo i profumi preferiti della settimana? Non ve l'ho fatto più come video, vi potrebbe piacere di nuovo se ve lo ripropongo. Ve ne ho fatti tanti, magari vi lascio giù nell'info box i vari video dei profumi della settimana che vi ho fatto anche 2 anni fa e poi non ho continuato. Quindi fatemi sapere se, che ne so, i profumi della settimana, il profumo del giorno, non lo so, ditemi voi, se vi può piacere come idea, fatemelo sapere. Ma i profumi preferiti in questo periodo. Uno dei miei profumi super preferiti del periodo è Platano Guinea di Massimiliano Torti. Io adoro questo profumo, ragazzi. Questo è un profumo con una nota di banana meravigliosa, ma è una banana dolce, zuccherina, caramellata, con questa nota di vaniglia. Questo è un profumo che per chi ama i profumi con le note di banana è pazzesco. Massimiliano Torti fa tutti questi profumi che io adoro, come adoro tantissimo anche il Coco Vaniglia di Massimiliano Torti, l'altro Cocco, cioè ho tante fragranze che adoro di Torti. Scusatemi se sentite sempre nei miei video urlare, ma qui vicino la gente urla come, cioè sono veramente maleducati, urlano qualsiasi cosa e quindi mi dispiace se ogni tanto sentite delle cose poco felici, ma purtroppo non posso fare molto. E ho dei vicini poco educati. Ma comunque, detto questo, torniamo a Platano Guinea. Platano Guinea di Torti non è un brand di facile reperibilità. Anche online per acquistarlo dovete contattare direttamente le profumerie oppure dovete vedere se ci sono delle profumerie di zona vicino a voi. Però devo dire che io ho Platano, ho Coco Vaniglia, ho la mandorla, ho il miele, ho l'altro che è il cocco. Che non mi ricordo, che ieri mi sono tempestata, non mi ricordo come si chiama, che pure adoro in estate, è pazzesco. Ma devo dire che Platano mi ha conquistato. Io ho 2 profumi alla banana, lui e poi ho Vittoria Buona, che mi piace un sacco, dei profumi del Forte. Ma questa è una banana con una nota di vaniglia e di caramello, si avverte proprio anche la foglia della banana. Quando lo spruzzate avvertite proprio la fragranza, è intenso, ha un'ottimissima persistenza, un ottimissimo sillage. Quasi tutti i profumi di Torti hanno veramente una buona persistenza, una buona proiezione, quindi si avvertono per diverse ore. Foglia di banana, caramello, perché per me questo c'è anche del caramello, c'è tipo. Che ne so se come caramellata la banana, non cioè, la banana caramellata, un po' di questa crosticina zuccherina e croccante. Io così avverto Platano Guinea e mi piace un sacco. E note, parla anche di fiori bianchi che io non ci percepisco particolarmente, però ci percepisco una piccola nota floreale, ma che fa da cornice, ecco, non vi aspettate un floreale predominante. Per me quello che predominano sono banana, foglia di banana, vaniglia, zuccherino, quindi zuccheroso, croccante, super intenso, cioè una banana caramellata. Come definire il Platano Guinea? Banana caramellata, intensa. E dolce, veramente dolce. Ve lo consiglio, raga, io lo sto amando, lo sto adorando. Poi un altro profumo che sto super utilizzando in questi giorni e che mi porterò sicuramente, voglio fare un video di sarò via una settimana e vi voglio fare un video sui sample che mi porto, magari, vediamo. Un altro profumo che io mi bevo e che ho super utilizzato l'estate scorsa e che sto super super utilizzando quest'estate è il profumo di Avon ed è la Magnolia di Avon, eccola qui. Ve ne ho parlato diverse volte, ma io la adoro.
stra, guardate quanto è utilizzata. Raramente io stra utilizzo i profumi in questo modo. Me l'ha regalato la mia amica Mary l'anno scorso, perché io, lei se l'era preso per lei, io l'avevo sentito, me ne ero innamorata e gliel'ho rubato. Questo è un profumo di Avon che a me piace tantissimo, credo sia uno dei profumi, dei miei profumi preferiti di Avon, insieme alla Tuberosa, di cui vi ho parlato fino allo sfinimento, e questo è uno dei miei preferiti estivi, perché io questo preferisco utilizzarlo in estate. Un profumo morbido, un profumo con una persistenza media, non dura 10 ore ma non dura neanche un'ora, quelle sue 4-5 ore le dura tutte. Si avvertono la nota di magnolia, è una magnolia molto morbida, molto 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 morbida, accompagnata quasi da una nota pulita, quindi un profumo che io reputo sicuramente un floreale morbidissimo, ma vi dà anche la sensazione di morbido e pulito, un profumo che potete utilizzare in ogni occasione, veramente in ogni occasione, perché non risulterà mai banale e mai troppo né mai troppo poco. Allora, questa è una fragranza del 2020 della linea artistica di Avon, quindi è uscita la scorsa estate, e il naso di questa fragranza è Maryse Ruchel. Le note sono bergamotto, peperosa, magnolia, gelsomino e gardenia, muschio e sandalo. Io in questo profumo ci avverto sicuramente tantissimissimo la nota di magnolia, perché è predominante, ma ci avverto anche la nota della gardenia, un po' meno il gelsomino che fa capolino ogni tanto ma che non è super predominante, quindi una magnolia e una gardenia, magnolia morbidissima, gardenia che riesce a rendere questo profumo molto 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 femminile e super super, dovete amare i floreali, questo è un super floreale, sicuramente molto morbido, con una linea molto pulita, perché vi dà l'idea un po' di candido floreale pulito, un floreale però è morbido, veramente molto, molto adatto all'estate, molto adatto alla primavera, con una, secondo me è fatto bene, fatto veramente bene. Quando si parla di profumi di Avon o magari di profumi, si può un po' storcere il naso, no? Un po' per dire che profumo può aver fatto. Vi assicuro invece che questa magnolia è degna di nota, come la Tuberosa. Ogni tanto Avon fa queste perle, ci regala queste perle che io adoro, tanto che è super super utilizzato. Questo è uno dei profumi con cui mi hanno chiesto più spesso l'estate scorsa che profumo indossi, perché si fa sentire, ha un buon sillage, vi dicevo, una persistenza media, una morbidezza, può piacere a più persone, quella sua nota floreale non è un floreale stancante ma è un floreale che riesce a mettere d'accordo diversi nasi. Un altro profumo che sto super iper utilizzando in questo periodo, di cui vi ho fatto anche una review singola, è il Gabrielle Essence. Questo è un altro profumo che a me piace tanto utilizzare di sera, nel periodo primavera-estate, quindi in questo periodo che amo tanto, soprattutto magari quando di sera non, in questo periodo non è che fa proprio caldissimo, si sta ancora bene. Questo è un profumo che si apre con una nota agrumata ma poi fa venire fuori le note, la nota floreale, un profumo ben bilanciato, ben equilibrato, il filo conduttore di Chanel è sempre l'eleganza e la raffinatezza, e questo è un profumo molto raffinato. Gabrielle Essence, perché l'Essence e non il classico, il primo che è uscito, questo è uscito nel 2019, perché il Gabrielle Essence classico a me non aveva fatto impazzire, trovo che l'Essence ha quel quid in più che a me piace tanto. Quindi un floreale ben bilanciato, ben equilibrato, nessuna nota che sovrasta l'altra, all'interno troviamo tuberosa, ylang ylang, fior d'arancio, ma non vi aspettate nessuna nota, ma un bouquet, un insieme. Si apre con questa nota
agrumata, quindi frizzante, poi si va a racchiudere in questo nota, questo bouquet floreale. Ma io in questo profumo, anche se non viene menzionato, come vi ho già detto l'altra volta nella review singola, io ci avverto una nota di ambra. Sicuramente una nota di ambra che riesce ad abbracciare e a riscaldare il profumo, una nota di sandalo che lo riesce a rendere anche un attimo un po' più sensuale, e l'ylang ylang che bilancia il tutto. Quindi non vi aspettate, ci sono i fiori bianchi, non vi aspettate, quando sentite tuberosa, se non vi piace la tuberosa, sentitelo lo stesso, perché non è predominante, come non sono predominanti fior d'arancio, ma è un insieme, come solo Chanel sa fare, ci sa regalare un bilanciamento e un equilibrio di eleganza. Questo è un profumo passepartout che non vi si farà mai sentire fuori luogo, un profumo che io preferisco utilizzare tra il pomeriggio e la sera. Persistenza media, non ha una persistenza boom, quindi quelle 4-5 ore le dura tutte, anche se sui vestiti dura molto di più. Proiezione medio-alta, perché comunque è un profumo che si fa sentire, ben equilibrato, la nota agrumata che lo rende più frizzante, adattissimo alla primavera estate, che poi si sposa con e si bilancia con la nota floreale, il sandalo, l'ylang ylang e a mio avviso l'ambra. Quindi in questo periodo amo il Gabriel Essence. E come ultimo profumo che sto utilizzando tanto è il Cocco di Erbolario, di cui vi ho fatto una review singola, che se non avete visto ve la lascio su nelle schede, come vi lascio anche la review singola se non l'avete vista di Gabriel Essence. E questo è un profumo con una nota di cocco e vaniglia, un cocco estivo, assolutamente super estivo, con una nota di vaniglia bella che si fa sentire, quindi cocco e vaniglia, il classico profumo da spiaggia da estate. A me sembra di assaggiare un gelato al cocco. Quando voi mangiate un gelato al cocco, vi sembrerà di annusare il cocco vaniglia. Persistenza media, medio-bassa, tra i 4 ore, anche se sui vestiti rimane di più. Un mood molto estivo, molto fresco, molto easy, sapete che io amo il cocco, super bilanciato con la vaniglia, a mio naso e a mio modesto parere, perché ovviamente è sempre il mio modesto parere, e non quello di altri, ma il mio, è un profumo che ricorda il cocco vaniglia di Mansera, per me lo ricorda. Poi ovvio che ognuno ci sente un po' quello che gli pare, ma a me lo ricorda tanto, quindi sicuramente con una proiezione più bassa, qua parliamo di un profumo di 20 euro, perché questo profumo costa 20,50 euro, con un pack adatto anche ad essere portato in giro, secondo me pensato proprio per l'estate. Questo è un pack che è stato fatto con prodotti riciclati, io ho preso anche l'olio, ho preso il balsamo labbra, vi ripeto, se non l'avete visto guardatevi il video, la review che vi ho fatto specifica su questo profumo, che vi lascio sia giù nell'info box che su nelle schede. E grida estate, da profumo da spiaggia, mi dà l'idea di acque solari, quelle acque che noi spruzziamo, anche quelle senza SPF, quelle acque che noi spruzziamo in spiaggia per rinfrescarci, no? Che ne so, l'anno scorso io ho comprato l'acqua rinfrescante alla Lidl, tutte quelle intensificatori un po' di abbronzatura ad acqua, che non hanno fattori di protezione, ma voi portate in spiaggia per rinfrescarvi. A me dà proprio quest'idea, veramente mi dà quest'idea. Mi piacerebbe tanto un profumo per capelli così. Se avete qualche profumo per capelli da consigliarmi al cocco, me lo dite per favore, me lo scrivete giù nei commenti, perché io ho l'acqua di Vrochet
l'acqua profumata corpo e capelli che indosso, però vorrei un cocco tipo questo oppure un tiare. Questo mi piacerebbe proprio per i capelli, un sacco, un sacco, un sacco come acqua per i capelli. Quindi se avete qualcosa da consigliarmi fatelo. Un bel cocco e vaniglia, assolutamente. Ripeto, a me ricorda un po' tra il Raffaello, perché me lo ricorda tanto, e il gelato al cocco, quando andate a mangiare il gelato al cocco, che comunque ha quel sentore di vaniglia. Persistenza media, sillage medio, se magari era un po' più persistente, mi sarebbe piaciuto anche di più, ma lo utilizzo che mi piace tanto, raga. Lo sto anche strautilizzando con terracotta di Carlène perché me lo rende ancora più bello. Mi piace utilizzarlo insieme al tiare di Erbolario, mi piace utilizzarlo insieme al tiare di Montale, mi piace utilizzarlo insieme al tiare di Vrochesso, comunque mi piace utilizzarlo con tutto, cioè come il prezzemolo, sta bene sempre, per il mio gusto personale, ripeto, e nulla raga. Se non l'avete sentito, sentitelo. Poca spesa, massima resa. Anche se insomma la persistenza non è eccelsa, a me piace veramente tanto. Se il video vi è piaciuto, spolliciate in su, condividete i miei video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella. Spero di avervi tenuto compagnia. Seguitemi su Instagram, commentatemi, per me le interazioni sono importanti. Questi sono i miei profumi più utilizzati del periodo. Io voglio fare anche un video, ve l'ho detto già l'altra volta, dove vi parlo di tutti i miei profumi al cocco. Consigliatemi un profumo per capelli con al cocco simil il cocco di Erbolario, il cocco di, che ne so, un tiare, non lo so, un buon 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 profumo per capelli. Ripeto, l'acqua profumata al cocco di Vrochè ce l'ho, ma ne voglio un altro, insomma uno più coccoso e nulla, più dolce forse che più coccoso. E nulla raga, spero di avervi tenuto compagnia. Se il mio video vi è piaciuto, spolliciate in su, seguitemi su Instagram, commentatemi. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio. Ciao!